Ebbene, amici, fratello della congrega, pronto? 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 Ma questa è la mia voce. Ma io non parlo così. Agli avventori del locale. Benvenuti nella trattoria, ristorante, pizzeria, disco pub, intestata a Antonino Cannavacciuolo, il più grande cuoco della storia, diciamo, della storia. Beh, che cos'è questo trin trin? Squilla il telefono, chi è? Ma non sarà sempre che era capo di cazzo. Fa lotte. Pronto, ecco, sì sono, lo sapevo, ormai ho il numero registrato in segreteria, mi arriva questo numero, ecco, e pensa, ecco, di nuovo fallotto, c'è cazzo va a chiamare, voglio, scusi può tradurre, fra l'altro non è proprio partenopeo, c'è cazzo va a chiamare, un po' della Basilicata, sente, bella domanda. Speech, che sono le 22:06. Siamo rimasti fermi al primo. Insomma, sono i miei clienti rimasti fermi al primo. Adesso stanno aspettando il secondo. Venerdì sera la gente balla, si diverte. Poi caccerà lì sulla pista a ballo qualche scurezza. Scurezza? Ma lei è bolognese, quindi. Scurezza? Dicono i bolognesi, no? Come balanzorchi, quello ne ha mangiato, bombolò. Insomma, falotte, che sì, io viaggio molto, come sai sono stato a Bologna, quindi ho assunto un po' la parlata felsine a tratti, diciamo, no? Sono stato a Milano, là ci sono i Navigli, ah, bellissimi, sono stato anche ad Amsterdam, nella Valle dei Comacchi, ma toglimi una curiosità, ma tua madre è Racchia, falotte? Beh, scusi, come si permette? No, così, perché io credo che tu... Hai dei genitori un po' matti e anche un po' brutti, non ti hanno saputo educare. Se tu fossi stato figlio mio, sicuramente avrei cantato la canzone a proposito di Napoli. Io so pazzi, ma se Nello è tornato è Pino Daniele. No, chi Pino Daniele? Pino Daniele, mi fa imbrogliare con le parole, guarda. Che poi a Napoli ci sono gli imbroglioni, tu saresti finito fra i maruoli, Stefano, sei bello. No, quell'altra canzone. Quella che Dio ti benedica. Che figa. Ma quale figa? Che tu non la vedi manco col binocolo. Falò, la figa. Tu non sai manco che cazzo sia. Ma guardi che potrei smentirla con dati alla mano, anche dei filmini, insomma. Dei filmini. Ma allora sei proprio un figlio di puttana, sì. Come dicono gli americani. Motherfucker. Ma lei come fa a conoscere questi termini? Conosco anche quei termini, luck bastard. È chiaro? E adesso, bastardello, ti voglio dedicare una canzone. Sarà sexy to die for, hot like hell, come l'inferno. Inferno. Falò, ma veramente tu credi di essere, a proposito di inferno, purgatorio e paradiso, il nuovo Dante Alighieri? Ma ti sei giocato il cervito? Il cervello, veramente? Ma ti rendi conto? Hai contezza di quello che sei? Sei un povero disgraziato. Quando è che tenderai quel cervellino piccolino, eh? Anche su questo potrei smentirla. Comunque, qual era la canzone di Pino Daniele? Indovino io, quella che fa. Oggi è sabato, domani si va a scuola. Mi sto imitando anch'io il napoletano. Oggi è sabato, un giorno un po' speciale. Ma quando è che andrai a lavorare? Falò! Io lavoro. Ma che cazzo lavoro? Mica come lei che prepara tutti questi manicaretti, rosticini. Ma anche delle rosticcerie. Comunque, il pezzo, il ritornello è un scarafone, ogni scarafone, bella mamma soi. Però qua mi ha veramente stupito. Pensare che io ti pensavo stupido. Che fa come Alberto Sordi che doppiava Ollio? Stemio, 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 sei proprio uno stupido. Ma guarda che è una cosa brutta questo falotto però, eh. Hai delle dote veramente insospettabile, insospettata anche. Comunque continuo a nutrire dei forti sospetti. Mi racconto, ho visto un paio di video, una decina, direi che sembra a Imola, ma si mangia bene lì. No, per sapere, perché voleva aprire un ristorante, potrebbe fare concorrenza, una concorrenza diciamo così, metaforicamente, anzi, realmente sleale, perché io batterei tutto, diciamo, se apro un ristorante io, una mia filiale. Vengono tutti a mangiare da me e gli altri possono chiudere, diciamo,
la saracinesca. Baracca e burattini. I burattini. Ci sono le maschere di Pulcinella, Totoia, Falotte, va. Allora, vedo specerto, ti ho detto, è che tu mi sembri un centoquattrista. Centoquattrista. Ah, sì, beh. Sì, beh, è un termine utilizzato da persone felsine, un po' ignoranti, capone, zotiche, diciamo, nei miei confronti, perché non riescono, diciamo, a far fronte, a fronteggiare, praticamente, la mia velocità di pensiero e le mie reazioni, pensano di scatenare in modo tale che in modo scriteriato possa, diciamo, controbattere troppo veementemente contro le loro offese disarmanti, pensano loro, ma sai, riprovevoli, probabilmente da denunciare seduta stante. Che cosa? Ma che cosa è tutto questo anacoluto? Ma parla di figo! Io non ho capito un cazzo! Scusa, puoi riassumere, puoi riavvolgere il nastro. Comunque, guarda, sono le 22:11, adesso. A proposito, che ha preparato per i suoi clienti di seconda? Non sono cazzo che te riguarda, fallo. Beh, che cos'è questa zoticheria? Lei non ha una rosticceria, però zoticheria. Sì, mi ricordo quando guardavo il tappeto volante, presente quel programma, da chi era condotto, si informi, lei è un ignorante, sa come diceva Totò, ma tu guardavi il tappeto volante, e per quale motivo? Falò, ma se si vengono a scoprire delle cose veramente inquietanti del tuo passato, no, raccontami, il tappeto volante, sì, mi ricordo che guardavo quel programma perché mi piaceva Mel Baruffo di Calabria. Mi arruffavo proprio, mi arrapavo, ma soprattutto Laura Lattuada. Laura Lattuada, quella è buona, quella è buona, te do ragione, figli miei. Quella aveva un bagno di coscia, si stava imbrugliando con le parole, cannavacciuolo, cos'è che aveva? Un paio di coscia, una cosa brutta, lì ci voleva tutto del burro. A proposito, lei l'ha visto quel film Cado dalle nubi? Checco Zalone, sa da dove deriva il suo soprannome? Proprio dal meridione, un detto meridionale vernacolare, diciamo così, dialettele. Dialettele. Poi, guaglio, si proprio un checchizzalone, per dire uno zuzzurellone, uno che non vale un cazzo, un po' buono, no? Buono come il pene, però, come il pene, perché, quello è buono, era buono, ma, un pene, poi, se non viene utilizzato con le donne, buono, beh, è tutta una pena, no? Ma, falò, guarda che mi fai sempre ridere, insomma, mi fai piangere, spesso. Mi fa tanto incazzare, mi fai tanto incazzare, però scusa, adesso devo mangiare un cioccolato, un cioccolatino buono, buono, buono. State buonine, ecco, addendiamo, cioccolato 9. È buono però, cazzo. Dicevo, Palotti, che moto sei perso? Tu sei proprio perso, smarrito, sei irrecuperabile. Irrecuperabile. No, dicevo, mi sono perso. Ecco la burrata, tutta quella battuta, no? La burrata, ti piace la burrata? La burrata, com'è lezioso quel tipo, no? Poi lì c'è Dino a Brescia, che non è di Brescia, non è un bresciano, sarà un bergamasco, non lo so. Dino Campana, chi non campana? Dino Dan, suona le campane. Fra Martino, Stefano Accorsi di Bologna, che ha interpretato Dino? Dino, dammi un gradino. Si ricorda quella pubblicità? Dino, soprannome italianizzato di uno di origini italiane. Dean Martin. Il Martini. No Martini, no Party. George Clooney. Lisa Snowdon, anche quella aveva un paio di cosce. Un seno su quella mi sono masturbato varie volte. Ma che svergognato che sei. Scostumato, non ti vergogni. George Clooney, lui. A proposito Martini, quello è stato pure Charleston. Quello è terrone, forte, eh. Più terrone di me, Falotti, quello è sudafricano. Che quello del meridione, quando venivano a Bologna, lo so, me l'hanno raccontato quando sono stato sotto le due torri di questa Senella, no? Dicevano, meridionale, marocchino, marocchino. E poi diciamo che hanno sempre saputo quella che era la verità. A Bologna si sa, sono tutti ipossessuali, già avranno uccellini piccoli, 2-3 centimetri. Sono psicorachitici, sì, soffrono di rachitismo mentale fisico. Diciamo, e sono invidiosi dei cidoni dei meridionali perché sanno che basta che schiocchino le dita e slaccino la cerniera e lì esce tutto l'armamentario di 30-40 cm bolognesi purtroppo.
diciamo, sono poco dotati, sia mentalmente sia sessualmente, questo è un dato di fatto. Quindi, diciamo, non possiedono poi quell'arte d'arrangersi. E stanno a masturbarsi contro le vite degli altri, le vogliono, diciamo, castrare, rovinare, anche internare, perché purtroppo loro non riescono a internarlo, diciamo, non riescono a infilare il pene in forno, cioè il pane in forno, tutto, cioè, infornare, fornicare. Quindi devono eliminare, devono ghettizzare, devono, diciamo, stigmatizzare quelli di origini meridionali, perché poi quando vengono fuori le loro qualità, le loro doti, diciamo, sono chezzi veramente, chezzi non ameri. Ameri, ameri, al bar dello sport, ameri, telecronista, cioè radice cronista, cioè, sì, poi Bruno Pizzo, gol, 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 Pizzo, Pizzo, cioè le donne, cioè, le calze, col Pizzo, Pizzo, cazzo, Uzzo, Azzo, Lazzo, riprende, falote, ma ti sente bene? Hai preso i tranquillanti stasera? I calmanti? Qualche buon neurolettico? Va a letto, va. Come dire, meridione, vattene a culca. Va a dormire, va. La vita da adulto non è cosa tua. Quindi, falote, come fai a piacere, però. Guarda, te lo devo dire in totale simpatia. Come nel finale di Karate Kid. Come Kinder. Cioccolato, no, Karate Kid. Hai presente che era Karate Cazzo? Quello che dice finish him, e fa la figura proprio di Babacione. Ecco. Vedete spazzarle tutto da Nanz, come dicono. Vedete di annichilirle tutto, ste povere Babacione. Fammi sto piacere, dai, falote. Tu puoi, gli altri sono dei poveri disgraziati, abbiamo detto. Al massimo possono venire a mangiare. C'è i volatili per diabetici, che c'entra? Ma qualcuno soffre di celiachia nel suo locale, qualche cliente, la glicemia, cioè, poi si ingazza e diventa frecchia, frecchia la belvumena. Io non capisco quello che stai dicendo, Falotti. No, capisco. Sono gli altri che fingono di non capire. Insomma, Falotti, ce la vogliamo dire fra noi, la verità. Rimanga fra noi, eh. Sì, proprio struzzo, sì. Ma tu l'hai coglionato veramente tutto, ste baccalè. Sto qua, cura qua. Hanno picchiato tutte le geule.